Eccoci qua. Buongiorno, sempre dal traguardo della 77esima edizione della Coppa Ugo Agostoni con Alberto Volpi, General Manager del Team Iuco, un Team Iuco che ha dato grandi soddisfazioni quest'anno, recente vincitore con Matteo Malucelli di tappe al Tour de Langawi e con Thomas Pesenti secondo in classifica. Alberto, tracciaci quello che è il sunto di questa bellissima stagione per voi. Sono arrivate 16 vittorie, giusto? Sì, a oggi sono 16 le vittorie, comprese le tre tappe vinte da Malucelli al recente Tour de Langkawi. Come diceva lei, secondo in classifica con Thomas Pesenti, la vittoria della classifica punti sempre con Malucelli e la maglia bianca del miglior corridore asiatico per Ezibashi. Direi una stagione più che positiva, il Langkawi è una corsa di livello, è in una categoria pro, per cui ci fa ben sperare per il futuro. Concorrenza era molto elevata. Sì, la concorrenza è come tutte le gare elevata, chiaro, e con questo dovremmo essere secondi anche nel ranking dell'Asia Tour, delle squadre diciamo asiatiche, per cui è un buon risultato finora. Adesso mancano poche gare alla fine della stagione, avremo il Tour of Kyushu e la Japan Cup, che è sempre una gara di livello. Siamo fiduciosi. Quali saranno gli impegni del 2025 per il tuo team? Diventa difficile stirare un calendario al mese di ottobre per le squadre Continental, che devono ricevere l'invito da qualsiasi tipo di organizzatore, per cui io sarei ben contento di rifare lo stesso calendario che ho fatto quest'anno con tutte le gare di livello, a partire in Italia dalla settimana Coppi Bartali al Giro d'Abruzzo, al Tour des Alpes, al Giro di Romagna, all'Aiguglia, al Matteotti, al Pantani. E ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia, hanno dato fiducia alla squadra, e spero che l'anno prossimo di rifare lo stesso calendario di livello in Europa, in Asia altrettanto, con l'Ula Tour e con il Tour dell'Oman, per cui sono più che soddisfatto. Diciamo che poi le vittorie aiutano a farsi conoscere dagli organizzatori, aiutano negli inviti, quindi è un futuro che ci fa ben sperare per una squadra che è giusto raccontare, porta il nome del suo fondatore, di Yuko Katayama. L'ex corridore di Formula 1, appassionatissimo di ciclismo, ed è fantastico come una persona che arriva dal mondo fuori del ciclismo con questa passione possa mettere a disposizione capitali, comunque dei soldi, per poter creare una squadra e in questo caso una squadra vincente. Complimenti. Grazie, sì, grazie a Ucchio, che ho conosciuto nel lontano 2009 e beh, abbiamo avuto la fortuna di incontrarci in quell'occasione. La passione del ciclismo mi ha portato a sposare questo progetto, sono molto contento e spero che anche l'anno prossimo saremo sugli stessi livelli. Grazie mille, Grazie, grazie ciao, ciao. Alberto.